Memorizzare un pallet significa associare ad ogni pallet un barcode, ad ogni box che compone il pallet un barcode e ad ogni faldone che si trova all'interno del box un ulteriore barcode. Quindi ogni documento che compone il pallet noi sappiamo in qualsiasi momento dove si trova. Questa macchina sanificatrice, tra l'altro unica sicuramente in Italia e ce ne sono poche al mondo, nasce per abbattere il rischio lavorativo. Vale a dire, noi ci siamo resi conto nell'analisi dei rischi che nella lavorazione sussisteva una fattispecie di rischio biologico. I faldoni da lavorare sono risultati contaminati da materiale biologico, muffe e anche batteri. Questa macchina agisce variando i parametri di temperatura e umidità all'interno di essa e creando un flusso d'aria che in 48 ore riesce ad abbattere le cariche microbiche presenti sui faldoni. Azzerando quasi le cariche microbiche presenti sui faldoni, noi non abbattiamo completamente il rischio, non siamo al 100%. Abbiamo dovuto implementare una fase successiva alla sanificazione che consiste nella depolveratura del materiale e inoltre anche applicare delle cappe di aspirazione sui banchi di lavorazione, in modo tale che sfogliando i vari faldoni, i vari fogli, in automatico ancora vi è un flusso di aspirazione di questi scarti, diciamo, della sanificazione che vanno poi a finire in un filtro assoluto, si chiamano filtri EPA, e quindi anche in questo caso non emettiamo alcuna sostanza nociva in atmosfera. Questo sicuramente ci consente di poter affermare che la lavorazione con questi presidi di dispositivi di protezione collettiva oltre ai dispositivi di protezione individuale abbiamo praticamente quasi azzerato il rischio lavorativo ai fini della tutela della salute dei lavoratori. Ci troviamo nella fase di approntamento alla preparazione. L'operatore assegna alla pedana una lettera che identifica la scaffalatura dove la pedana verrà poi riposta. Qui ci troviamo nella fase di preparazione. Nella fase di preparazione la carta viene normalizzata, viene privata di spille, di fermagli e viene riportata tutta a foglio sciolto. L'operatore, una volta terminata la lavorazione di preparazione, appone sul faldone il barcode. Il barcode identifica l'operatore che ha lavorato tutto questo materiale che era contenuto in questo faldone qui. CED è un centro di elaborazione dati, è l'unità organizzativa che coordina e mantiene le apparecchiature e i servizi di gestione dei dati, ovvero l'infrastruttura informatica di tutto il CEDECO. Il nostro CED garantisce la corretta gestione di tutti gli archivi creati con il processo di digitalizzazione degli archivi cartacei e degli archivi del sistema di conservazione. Il nostro CED applica lo standard ISO 27001, che è una norma internazionale che definisce i requisiti per impostare e gestire un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. La sicurezza assoluta in informatica non esiste, tuttavia siamo dotati dei migliori dispositivi di sicurezza disponibili, il tutto sotto il controllo e la supervisione del C4 Difesa, che applica degli elevati standard di sicurezza. Attualmente stiamo conservando dati per il Ministero della Difesa, per tutta la difesa, e anche per altri enti della pubblica amministrazione. Gli altri enti della pubblica amministrazione possono interfacciarsi con noi utilizzando il sistema pubblico di connettività SPC2 e praticamente non esiste nessun limite per gli altri enti della pubblica amministrazione a conservare dati nel nostro sistema di conservazione. Questa è la fase di acquisizione, dove l'operatore prende la carta, la passa nello scanner e con una singola passata lo scanner acquisisce sia il fronte che il retro in formato PDFA. Dopo l'inserimento dei metadati, i file passano al controllo qualità. L'operatore del controllo qualità
apre il singolo file, controlla prima di tutto se i metadati corrispondono a quelli effettivamente riportati sulla parte cartacea e poi controlla se ci sono delle evidenti sovrapposizioni di immagini e tutte le immagini acquisite siano leggibili. Conservazione digitale è una metodologia per archiviare informazioni in generale che abbiano un significato giuridicamente rilevante. In questo sistema, quindi, l'aspetto di sicurezza è la parte principale e di particolare pregio è risultata la soluzione adottata qui a Gaeta. In questo sistema la soluzione di sicurezza adottata è quella tripartita. In questo modo di dire si intende che una banca dati di riserva è predisposta a distanza rispetto al sito principale di Gaeta. È stata predisposta un'ulteriore sicurezza che prevede una memorizzazione su un nastro, quindi abbiamo anche un diverso tipo di supporto. Sul faldone, prima di rientrare in magazzino, viene fatto un ulteriore controllo, che è il campionamento. Vengono presi 5 fascicoli, vengono controllati dall'operatore. Qualora nei 5 fascicoli estratti 2 risultano sbagliati, il lotto del faldone viene rifiutato e viene riscansionato nuovamente. Questo controllo è necessario per permetterci di controllare l'efficienza del ciclo produttivo. Con la ricomposizione del pallet, la fasciatura del pallet con del cellophane, termina l'intero ciclo di lavorazione. Il risultato ottenuto da questo centro in termini di capacità produttiva, in termini di consapevolezza è dovuto anche al fatto che il personale tutto, civile e militare, ancorché in età avanzata, vicino alla pensione, si è voluto mettere in discussione, si è riconvertito ed è passato dall'attività grafica all'attività di digitalizzazione. Il paradosso che abbiamo riscontrato in questi anni è che alcuni del personale attualmente presente in questo stabilimento si è ritrovato a digitalizzare i vecchi modelli che prima stampava. Possiamo dire che questo centro rappresenta sicuramente per la difesa un'eccellenza, ma grazie al fatto che attraverso la delibera ANAC può essere considerato in house orizzontale per tutte le pubbliche amministrazioni, può fornire servizi di digitalizzazione e di conservazione sostitutiva a tutta la pubblica amministrazione. Devo dire che la business unit della dematerializzazione è una business unit recente che è nata seguendo le esigenze di mercato e le esigenze di miglioramento dei processi amministrativi digitali di tutta la pubblica amministrazione. Quindi noi, avendo sviluppato un sistema per risolvere un problema della difesa, comunque abbiamo le potenzialità e le capacità per sostenere le esigenze di tutta la pubblica amministrazione. L'obiettivo è di incrementare le attività, sia da un lato quelle della dematerializzazione e anche quelle di conservazione dei registri digitali di tutti gli enti che ne avessero bisogno e aumentare gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni.